Ciao a tutti, amici Salmoni. E come sapete, sta per iniziare un'altra diretta, la quinta di Turisti per casa. Questa volta il quartiere di cui parleremo sarà anche il Saval, di cui qua abbiamo una mappa, ma poi ci allargheremo per Borgo Milano, Borgo Nuovo, il villaggio. Lo faremo insieme al nostro guru. Prima di coinvolgere il nostro guru, appunto, volevo farvi vedere una piccola aggiunta che abbiamo fatto al sito di Salmon, ovvero abbiamo creato questi che stanno facendo consegne a domicilio. Le abbiamo divise per aree, settori merceologici, come vedete, frutta e verdura, gastronomia. Ciao Pecca! Oh, ciao, ciao Matteo, buongiorno. Ciao! Scusa un secondo, stavo facendo un piccolo spottino per Salmon, arrivo in un secondo, eh! Ok, va bene. Volevo semplicemente far vedere che, non so se lo sapevi, può interessare anche a te. Abbiamo attivato sul sito questa pagina di consegna a domicilio a Verona e Provincia, dove tutte le botteghe, diciamo Salmon, chiamiamole così, quindi le piccole botteghe di quartiere, con prodotti di qualità, prodotti selezionati, hanno attivato un servizio di consegna a domicilio. E le abbiamo messe e divise per tipologia di attività, di negozio, per cui frutta, verdura, gastronomia, macelleria e via dicendo. All'interno di ogni categoria potete selezionare quella che più vi interessa, ci sono i contatti e i luoghi in cui consegnano. Detto questo, possiamo direi passare a noi, turisti per casa. Allora, turisti per casa, come saprete, spero, per chi non lo sa, è questa serie, chiamiamola così, che abbiamo attivato di diretta Instagram, e dove di volta in volta chiamiamo uno di quelli che noi abbiamo definito dei senatori. In questo caso siamo qui in presenza dell'onorevole senatore Peccantini, a portare la sua grande conoscenza del quartiere, di un quartiere che in realtà è tanti piccoli sottoquartieri. Direi che lasciamo introdursi al pubblico lo stesso senatore. Prego, Davide. Ok, buongiorno a tutti ragazzi, mi presento brevemente, io sono Davide Peccantini, da 7 anni ho fondato un'associazione che si chiama Quartiere Attivo, che si occupa di insegnare la storia dei quartieri nelle scuole elementari e educazione civica, quindi per giochi di ruolo su che cos'è la società, quindi sui valori che trasmette la società e poi insegno diritto in una scuola superiore. Brevemente, la mia formazione è una laurea magistrale in giurisprudenza e una laurea magistrale in storia. E poi mi sono formato al Consiglio d'Europa, all'Ufficio della Gioventù sull'educazione non formale. E sti cazzi, Brevemente. No, ma c'è un aneddoto che mi piace sempre della tua storia, Pekka, riguardo la tua esperienza berlinese. Sì, la racconti te o la racconto io? No, vai, vai, vai. Vado io, ok. Allora, nel 2013, quindi più o meno era passato quasi un anno da quando mi ero laureato, sono andato con un progetto europeo a Berlino dove ho sviluppato l'idea di quartiere attivo. Cioè, ho conosciuto dei ragazzi che abitavano vicino a casa mia, nel quartiere di Moabit, e organizzavano un'attività proprio a valorizzare il quartiere con attività educative, per esempio una caccia al tesoro in notturna nel quartiere. E lì ho cominciato a scrivere tutto il mio progetto di quartiere attivo e poi sono tornato a Verona e l'ho avviato. Quindi ti sei detto, ma cioè, se lo fanno questi qua a Berlino, perché non posso farlo io a Verona? Esatto. Inizialmente io pensavo di farlo solo per Borgo Milano. Poi la cosa, diciamo che è sfuggita un po' di mano e si è allargata a tutti i quartieri della città. Infatti, tipo, Ecco. in 7 anni sono stati coinvolti 6.000 studenti. 6.000 studenti. Sì, 6.000 studenti. Complimenti. Ascoltami, ma tra l'altro sempre anche con l'utilizzo di un approccio un po' innovativo alla visita guidata. Se non sbaglio, avevi anche, cioè, anzi, avevi, tuttora penso lo facciate, utilizzate anche delle app, no, di realtà Sì. virtuale. Sì, allora nel 2015 praticamente si è avviata una collaborazione col Dipartimento FISPA dell'Università di Padova, in cui abbiamo avviato un'applicazione di Verona Romana con la realtà virtuale.
Quindi si andava in classe in quinta elementare a fargli vedere la storia della città di Verona romana, e poi in uscita didattica c'era la guida apposita in cui si faceva vedere proprio con il tablet i monumenti ricostruiti. Sì, quindi insomma, se avete in mente le noiose gite di una volta di Verona romana, Verona medievale e quant'altro, sappiate che i Butei si stanno un po' svegliando fuori, per cui, per esempio, Quartiere Attivo, insomma, è la dimostrazione che si può parlare anche di storia in maniera un po' più dinamica, un po' più simpatica, un po' più coinvolgente, più che altro. Esatto. Ecco. Detto ciò, andiamo un po' al nodo della questione. Sì, allora, hai già introdotto su di cosa parleremo? Hai già Vagamente, detto però vai, io vagamente. probabilmente, sì, probabilmente ho detto delle vaccate. Ok, beh, allora, l'introduzione, ragazzi, ci colleghiamo alla puntata di Giulia della settimana scorsa. Lei aveva parlato del quartiere di San Zeno. Noi cominciamo al di fuori di Porta San Zeno. Che cosa c'è? Vediamo il primo che risponde tra i commenti, cosa c'è al di fuori di Porta San Zeno. Vediamo il Grande primo che pecca. risponde. Coinvolgiamo un po' i Butei. Cosa c'è al di fuori di Porta San Zeno, ragazzi? Vediamo se c'è qualcuno che risponde. Oh, se non Entro risponde in nessuno, 5. però facciamo una Uno ha figuraccia, messo eh. un più, Alice ha messo ok. Uno, due. Borgo Milano, Marco Sabaini, che abita esattamente in Borgo Milano, ha risposto esatto. Bravo Marco. Grandissimo. Bravo, bravo. Hai vinto una mappa dei salmoni, giusto? Esatto. Perfetto. Ah sì, tra l'altro facciamo una spoilerata totale, Pekka. Diciamo anche che grazie all'aiuto di qualche resident tipo l'Irene, stiamo Esatto. lavorando anche per fare la mappa di Borgo Milano. Giusto, bene, Giusto, bene. giusto. Salutiamo l'Irene che ci sta seguendo. Grande, ciao Irene. Ah, ecco, Beh, allora, e quindi, quindi ragazzi. dimmi, io devo tirare fuori qualche foto particolare, Pekka. Sì, allora, tira fuori la prima foto, quella delle strade di Verona Strada Romana. per Verona. Ok. Sì. Allora, intanto tutta la direttrice di Corso Milano ripercorre praticamente la Via Gallica. Se voi guardate adesso la foto che vi sta condividendo Matteo, questa è una foto che uso quando si va in classe in quinta elementare. Quindi molto semplice. Verona rappresentata con l'arena, però vi dà l'idea dal punto di vista geografico qual è il percorso che comincia da Corso Milano. Corso Milano è la via Gallica, ripercorre la via Gallica, che è stata. La Via Gallica Sì, qual è di queste, Pecca? quella Scusami, eh. blu, scusami, quella blu, color blu. Quella blu, quindi eccola qua, Sì, questa qua, che esatto. andava a Brescia. Ok. Andava a Brescia, Bergamo e Milano. Se tu fai vedere la foto successiva, che facciamo lo zoom out praticamente a livello Nord Italia, questa Eccolo qua. te l'ho colorata io. Vedete esattamente come, vabbè, la strada arancione e la via Postumia, costruita nel Ok. 148 avanti Cristo, mentre la via Gallica percorre, partendo da Verona, usciamo quindi dalla città romana, il percorso di Corso Milano riguarda proprio alla strada della via Gallica. Corso Quindi Milano verso ovest, diciamo. verso ovest, verso Brescia, verso il lago e verso Brescia. Cioè quella che adesso è la Verona peschiera, per intendersi. Esatto, la statale 11, esatto. Statale 11. E infatti, Ok. se andate al museo di Brescia, ci sono dei cippi, trovati proprio dei cippi lungo la statale 11, e quindi testimoniano proprio la direttrice della Via Gallica da Verona fino a Brescia, e quindi Ma va. percorre Corso Milano. Ok, interessante. Quindi, primo spezzetto, le origini di Corso Milano risale al periodo romano, Via Gallica. Periodo successivo, i nomi di Corso Milano non sono sempre stati gli stessi. Da Via Gallica siamo passati al 500 come strada regia postale lombarda. Quindi il percorso, la direttrice è sempre quella. Terzo nome, strada verso Brescia. Passiamo all'800 che viene chiamata strada postale del comune di San Massimo all'Adige. E qui c'è una chicca. Al di fuori della porta di San Zeno, non c'era Verona fino al 1927, ma era il comune di San Massimo all'Adige, e che comprendeva i quartieri attuali di Chievo, Borgo Nuovo, che all'epoca non esisteva, Borgo Nuovo, Borgo Milano, Croce Bianca, San Massimo e Chievo. Sfoggio l'illustrazione. Sì, fai vedere la foto, sì, quella la mappa del 1796. Almazà.
No, sì, falla vedere l'Alma Gia, dai, prima l'Alma Gia, dai, così facciamo il collegamento con San Massimo. Ecco, questa è la mappa dell'Alma Gia, quindi siamo nel XV secolo. Se vedete bene, al di fuori delle mura comunali, in mezzo alle due strade, c'è un paesino Le che è mura San comunali Massimo. sono queste, immagino. Sì, cioè, fai vedere la freccetta, cioè, si vede la freccetta. Ok, Eh sì, forse un po' piccolina. Vabbè, vabbè, su queste comunque, mura qua. ok. Al di fuori di quella porta, quella era chiamata Porta di San Massimo, proprio nella zona che va dal lido comunale, quindi le piscine, fino al ritrovo sportivo, in quella zona lì c'era il paese di San Massimo all'Adige. Ma va. San Massimo, che era attestato proprio in quella posizione, a parte dalla mappa che è del XV secolo, ma è rimasto lì fino al 1519. Poi vi spiego cosa è successo nel 1519. Allora, le due strade che vedete, dove in mezzo c'è il paese di San Massimo, sono via Ah, Sicilia, scusa, questo è il paese di San Massimo, questa roba qua, questa chiesa quella disegnata chiesa qua. lì, esatto, quella chiesa lì, esatto. Ok. Allora, quelle due stradine che vedete dove in mezzo c'è il paese di San Massimo, quella sulla sinistra è Viale Sicilia, che all'epoca era chiamata Strada La Cavallara. Ok. Quell'altra è Corso Milano. Questa. Sì, quella a destra. Ok. Ok. Cosa è successo? Praticamente nel 1519 l'autorità veneziana decise di abbattere tutti i comuni che erano costruiti, i paesini costruiti vicino alle mura della città, abbatterli e trasferirli in un raggio di 2 chilometri. Se voi guardate, San Massimo è esattamente a 2 chilometri, diciamo, dalle piscine comunali. Ma va. Esattamente 2 chilometri, se sbaglio sbaglio qualche metro, comunque 2 chilometri, e venne completamente abbattuto, fu trasferito proprio nella posizione attuale, e se voi andate nella chiesa di San Massimo, quella attuale, a fianco, nella piccola chiesa, sopra l'architrave, proprio nell'architrave, c'è scritto: questa è la prima chiesa costruita nel paese di San Massimo, 1520. Pazzesco. Questa è la chicca che ci stava. E cosa è successo? Quindi ha abbattuto tutto, raso al suolo, e quindi venne creata la Spianà. Spianà che non era solo nella zona ovest, ma era anche nella zona est, anche nella zona sud. Santa Lucia fu anch'essa trasferita nella posizione attuale. E quindi tutto praticamente divenne spianata. Spianata per ragioni di carattere difensivo, perché in eventuale attacco nemico alla città di Verona, dalle mura della città si poteva tranquillamente bombardare senza pericolo di colpire la popolazione. Quindi anche le manovre strategiche erano pulite dalle mura. Ok, Ok, ci sta. ci sta. Ci stava come ragionamento. Sì. E quindi dopo il 1519 il quartiere di Borgo Milano era praticamente campagna pura. Quindi se vai nella foto successiva. Non questa. Beh, questa la dico brevemente, è l'incrocio di Corso Milano con Via Colonnello Galliano. Ma è Il grande difficile. incrocio è difficile da capire perché si vede Porta San Zeno sulla sinistra, di colore rosso, con le mura. Ok. Poi, seguendo la strada, c'è una piccola casetta dove si pagava il dazio. Questa. Quindi io arrivavo col mio carro con le merci, pagavo la mia tassa per entrare o controllavo i documenti per entrare. C'era la curva, perché così si permetteva. Si permetteva praticamente il rallentamento da parte dei carri di fermarsi al dazio, e poi c'è tutta la strada dritta. Come puoi vedere, c'è tutta la strada dritta sopra campi con l'indicazione dei proprietari e anche sotto, e prosegue dritta fino a Brescia. Quindi questa qua, esatto, è la strada che oggi è Corso Milano. Oggi è Corso Milano, esatto. Ok. Procedo con la prossima foto. Sì, beh, è Ah, eccola. questa è il over the top, diciamo. Eh sì, allora qua immaginatevi che siamo l'incrocio della Croce Bianca, e che guardiamo verso la città di Verona. Come appariva Borgo Milano e Corso Milano nel Pazzesco. 1840? Solo campi. E la Pazzesco. gente, eh sì, la gente era tutta radunata lì sopra al colle, cioè nella collinetta, perché? Perché assisteva alle manovre militari dell'esercito austriaco. Qua si intravedono un po' di ominidi in pianura. Sì, infatti sul lato sinistro, quindi il lato nord di Corso Milano,
si vedono tutti i soldati schierati. Sì, queste righe qua. Sì, quelle righe lì, esatto. Sono okay. Tutti i soldati schierati perché c'era la manovra. Fate conto che la spianata, essendo tutti questi campi sperduti in cui c'erano solo piccole cascine di contadini e spazi molto larghi, veniva utilizzato tutto questo spazio per le manovre militari. E questa esatto. tutta campagna? Tutta campagna, tutta. C'erano solo delle stradine di campagna, ma tutta campagna. Là in fondo fai si conto? Vedono un po' di campanili, là? Sì, si vedono i campanili, fai conto, in fondo. E ti racconto una piccola chicca, Matteo, vai. Che nel 1857, pensa, quando viene in visita l'imperatore Francesco Giuseppe, venne organizzata una grande esercitazione di tiro al bersaglio. Wow. In Corso Milano, in Borgo Milano, praticamente tutta la campagna, tutta Corso Milano era addobbata praticamente con delle fiaccole al calar del sole e lì venne organizzato sulla collinetta dove ci sono le persone lì che ammirano un tiro al bersaglio nella posizione vicino al Forte San Zeno, Ah, Forte Radetzky. ok, Sì. Chiaro, chiaro. Vabbè, mi piace notare qua che si vede bellissima questa rappresentazione con anche la Lessinia in fondo il Carega, direi. Sì, beh, è precisissima come Stupenda, illustrazione. veramente. Dove l'hai trovata questa? Questa l'ho trovata in un libro di Bozzetto sulle architetture austriache. Tanta roba. Eh sì, E tanta quindi roba. vado alla prossima? Sì, vai pure alla prossima. Qui abbiamo la 2C che mi avevi fatto nominare prima. Eccola qua. Sì. Questa è un'altra chicca. Com'era Borgo Milano a fine 800? Campi, un'altra conferma. Allora, aspetta che trovo dei punti di riferimento perché non mi capisco. Allora, Allora, questa è sempre Corso Milano. Corso Milano, questo quadrito. Esatto, Corso Milano. Ah, Porta San Zeno, eccola qua che si Porta San vede. Zeno, esatto. Il canal Camuzzoni, chiamato allora canale industriale. Di che anni siamo qua? Questo è 1900? Allora, questo è 1899. Il canale industriale era finito da poco più di 10 anni. Ah, ok. Quindi di fatto qua dove c'è il canale industriale è dove parte via Galvani. Esatto, che all'epoca era chiamata strada comunale per il Chievo. Ah, ok. Beh, direi che non c'era esattamente una fava qua. No, però sai qual era tra i problemi principali del comune di San Massimo? Eh? Così chi ci segue si diverte. Il problema principale era, pensa, in una seduta del comune di San Massimo, l'oggetto era questo. Ma dove devono andare le ragazze a divertirsi, a ballare? Nelle osterie lungo Corso Milano o nelle osterie dentro le mura del comune di Verona? Questo era il dibattito che era venuto in una seduta del Consiglio Comunale di Ma San va. Massimo. Sì, e c'erano due fazioni in quel momento. Una che era per farle ballare nelle osterie lungo Corso Milano. La seconda fazione era per mandarle in centro, cioè dentro la città di Verona. Però chi era per tenerle? Per aprire le osterie, cioè per mandare nelle osterie a ballare quelle lungo Corso Milano, diceva: ma se le mandiamo dentro le mura della città, chi è che le controlla? Le perderemo di vista e non si sa che cosa avviene all'interno delle mura della città. Quindi anche lungo Corso Milano, qua evidentemente c'era qualche albergo, qualche osteria, Sì, qualche punto di ristoro. c'era da un lato. Senti? Sì, ti sento. Ah, Sì, c'era ok. l'osteria al sole e l'osteria alla luna, da un Dove, lato e scusami? dall'altra. Mi sono perso. Pressa poco all'inizio di Corso Milano, Ah, quindi lato verso la città. lato verso la città. Ok, interessante, super. Andiamo alla prossima. Allora, alla prossima, sì, metti pure la prossima, che adesso dovremo guardare qualche costruzione. Ah no, questa altra foto carina, visto che faremo degli accenni al villaggio dall'Oca Bianca, com'era il villaggio dall'Oca Bianca? Era chiamata, prima della costruzione del quartiere, era chiamata Spianata, vi ho spiegato prima il perché, ma il giardino, perché c'erano dei frutteti. Ok, ah sì, che si vedono poi, Nell'illustrazione di prima, sì, esatto, si qua si vedono. vedevano. Sulla sinistra.
Ah, ok, quindi questi frutteti qua sono quelli nella spianata al giardino. Esatto. Ok. Attenzione, faccio notare che gli amici di Apicoltura dell'Orso commentano, se te la senti di rispondere. Beh, sì, come sempre, insomma, dai. Ok, beh, qui è interessante, cioè mi incuriosisce notare che al di là dell'Adige c'erano il comune di Parona, il comune di Quinzano Esatto. e il comune di Santo Stefano Extra. Sì, esatto. E quindi è anche il comune di Quinto, mi sembra che ci sia scritto. Sì, non si capisce. Sì, no, questa è di fine Settecento, perché poi nel 1806 hanno cambiato di nuovo i dipartimenti con altre denominazioni, accentrandole. Invece sotto c'è il comune di San Massimo. Eh sì, il comune di San Massimo. È il comune della città di Verona. E il Chievo. E il Chievo anche, e il Chievo che è all'interno del comune di San Massimo. Ok. Il Chievo quindi è un borgo, insomma, che c'è già da mo'. Eh sì, il nome originale sarebbe Clivius Mantici. Quindi romana. Allora, fai conto, allora, se ti racconto come la storia del Chievo come la racconto alle scuole elementari, Hai 30 praticamente secondi. ho 30 secondi di tempo, perché si chiama Clivius Mantici? Perché c'è questo declivio, quindi una piccola collinetta con un bosco in cui gli antichi romani pensavano che ci fossero delle divinità. Punto. Ah, boh, Questa a perfetto. spot, ok? Ci sarebbe un'altra puntata da fare, Sì, esatto. Andiamo alla prossima. Eccoci qua, un Prossima. po' più ci avviciniamo qua. Sì, qua incrocio, oggi è super trafficato questo incrocio, Corso Milano via Colonnello Galliano, 1915. 1915 qua. Sì, 1915. Si riconosce Casa Miglioranzi, che è la villa sulla destra, Ok. e sulla sinistra ci sarebbe il negozio del fotografo adesso, però questa è l'epoca, questo è stato rifatto nel 1938, questo non è ancora pre-rifacimento. Ma fammi capire, questa casa qua sulla sinistra, cioè qua stiamo andando fuori Verona. Fuori, sì, fuori, alle spalle è la città di Verona, alle Ok, spalle. stiamo andando al lago. Esatto, andiamo al lago e qua Perfetto. cominciamo. E questa qua sulla sinistra è quella casa dove c'è stato per anni un ristorante cinese. No, non è quella, quella è dove c'è il Ecco, fotografo. speravo di fare il figo. Fallito miseramente, No, no, però. hai altre possibilità più avanti, vai tranquillo. Ok. Vorrei anche, colgo l'occasione per dire che con il Pekka e un gruppo di altri salmoni abbiamo avuto l'occasione incredibile, più unica che rara, di fare un vero e proprio trekking urbano, cioè dalla mattina alla sera, insieme al senatore Pecantini, in cui ci ha portato fisicamente in tutti questi luoghi che stiamo adesso vedendo così in virtuale. Eh sì, abbiamo fatto 7-8 ore a piedi per Borgo Milano. Devastato, alla fine abbiamo dovuto chiedere in ginocchio che il senatore Pecantini si lasciasse andare. Penso di essermi preso un'influenza io quella volta lì, tra l'altro. Benissimo, allora. Benissimo. Da ripetere, dai. Da ripetere, da ripetere. Questa foto qua invece è fatta prima, cioè dove c'è la farmacia di Corso Milano attuale, e quindi prima del canal Camuzzoni. Quindi sulla destra c'ho via Marco Polo, che all'epoca non esisteva ancora. Ah, attenzione, ma lì E si intravede Canale Camuzzoni, cioè si si intravede il vedono ponte. il ponte, esatto, il Eccolo ponte. lì, si capisce, si percepisce. Sì. La villa che vedi davanti è Villa Recchia. Quella Questa? lì, sì. Quella dietro è Villa Bottagisio, che non c'è più perché c'è il McDonald's lì, in quella villa, al posto di quella villa. Villa Bottagisio. Sì, la villa dietro Villa Recchia. Ah, ok, questa. Sì, quella lì. Adesso c'è il McDonald's. Ok. Beh, molto meglio il Mac, dai. Sì, dai. Sì. Ah, ecco, questo è lo zoom invece. Eccolo Questo è qua il lo zoom, canale. spostato un po' più sulla destra, ecco il canal Camuzzoni. Quindi si vede Villa Recchia che è all'incrocio con Via Galvani. Ah, perché questa è via Galvani, questa. Quella è Via Galvani, sì. Ah, ma qua è dove c'è il benzinaio adesso. Dove c'è il benzinaio? Ecco, dove c'è il benzinaio, c'era una villa. A fianco il bar da Piero, c'era una villa fino alla fine degli anni 60.
Ma tanto, se non sbaglio, mi avevi mandato una foto di quella villa. Sì, dovrebbe essere due o tre foto più avanti di questa. Vado a Aspetta che... pescarla? Sì, va la pesca, si chiama proprio Villa Recchia. Allora, Era aspetta una un villa... secondo. Ecco qua. Rispondo a Nana Bianca Blog. Sì, Villa Recchia era a fianco il bar da Piero, dove c'è il distributore di benzina. Adesso ve la pesco quella foto lì. Eccola qua, pazzesca questa foto. Ci sono quasi, eh? Ci sei? Sì, intanto racconto che Villa Recchia è stata abbattuta alla fine degli anni 60, era di proprietà della famiglia Recchia, che è un'azienda in cui ha costruito praticamente quasi tutti i condomini che danno su Corso Milano e anche la costruzione del villaggio dall'Oca Bianca. E niente, negli anni 60 fu deciso di abbatterla e adesso c'è un Eccola distributore di qua, benzina. tanta, Eccola qua. tanta roba. Era stupenda, affrescata, Liberty. Giù aveva Pazzesca. presso poco quasi 50 anni, andiamo a 45-46, però il perimetro del distributore di benzina rispecchia proprio il perimetro della villa e del parco giochi annesso a fianco. Ah, guarda che c'è un'altra domanda da Marco Rossi. Tra l'altro lo saluto. Ciao Marco. Ciao Marco, lo conosco anch'io, ciao Marco. Grande. Il distributore di benzina attuale si trova dove una volta c'era il giardino di Villa Recchia, vero? Sì, allora sia il parco giochi a fianco che il distributore di benzina facevano parte proprio del complesso di Villa Recchia. E dove in realtà adesso c'è il leggendario Piero è quella casa che si intravede lì dietro. Esatto, a fianco dove finisce il muretto della Villa Recchia cominciava la casetta di... dove c'è il bar da Piero. Grande Piero. Ricordiamo che da Piero abbiamo fatto la prima cena per mappare per la mappa del Savagna, insomma, c'è anche tu tra l'altro, no, C'ero Peter? anch'io, sì, c'ero anch'io. Ok. Bon. Dopo questa perla, scusami, questa perla abbattuta, dicevi, negli anni 50-60? Sì, alla fine degli anni 60 più o Alla meno. fine. Ah, ok. E per vicende che non si sa. Non si sa, non si sa. varie leggende, diciamo. Ok, non ti sbottoni. No, no, devo andare a studiare l'archivio comunale, a vedere cosa dicono. Ok. Quando sarà il momento, poi lo racconterò. Beh, comunque veramente notevole. Mi ricorda un Era notevole. po' quelle ville giganti che ci sono all'inizio di Via dei Mille, Via Nino Bixio. Lo stile è quello, sai, cioè, perché fai conto che Via Manzoni, che è sulla sinistra della foto, e tutte Sì. le vie che sono parallele e anche le villette come Villa Padovani che è davanti al ristorante giapponese sono tutte costruite nell'epoca proprio delle ville Liberty, in cui praticamente erano state costruite queste ville con il proprio giardinetto per gli ufficiali del Regio Esercito di allora. Pazzesco, questa qua adesso veramente sarebbe un capolavoro. Sì. Vabbè, torniamo indietro perché vedo che nel programma ci sono delle chicche incredibili che stanno per arrivare. Allora mi tiro Allora, sulle maniche. dopo. Esatto, comincia a farsi caliente qua la situazione. Beh, intanto si fa caldissima perché nella cronostoria che mi avevi girato mi capita questa foto. Beh, allora questa l'ho trovata, pensa, in un libro impolverato in Biblioteca Civica, sezione Veronensia, che era intitolato 20 anni di amministrazione fascista. È del 1940 questo libro, era nascosto praticamente dietro ad altri libri e c'era l'inaugurazione del ritrovo sportivo nel luglio del 1939. Allora, Incredibile. per chi non sa dov'è il ritrovo sportivo, è usciti da Porta San Zeno Basta chiedere qua. all'inizio di... Sapete? Ah, Vediamo. beh, si può chiedere agli utenti. Sapete dov'è il ritrovo sportivo? Giusto. Vi ho già dato un indizio, quindi aspettiamo Vediamo 5 se c'è. secondi per la risposta e poi... Io nel frattempo carico Google Maps, che mi sa che torna Certo. comodo. Sì. Allora. Così poi dopo, casomai, ti leggo che cosa diceva l'arena dell'epoca. Esatto, Mattia, il cosiddetto giardino d'estate. Sì, in circonvallazione, in via Galliano, hanno ragione, Attenzione, mi sembra perfetto. di capire che questo Mattia qua non sia un Mattia qualunque. Eh no, Mattia, dobbiamo dire chi è Mattia. Mattia è la maschera ufficiale del carnevale di Borgo Milano, quindi il Re Sole. Ecco, stiamo parlando, cioè, da un senatore all'altro, praticamente.
Eh sì, la Marinella scrive da dove poi è diventato pista da ballo, esattamente. Le piscine comunali Quello. sono quasi vicine, ha scritto Oisiv. Sì, Oisiv, sì, esatto. Le piscine comunali sono sulla sinistra, dall'altro lato della strada, che adesso vi racconterò. Le golosine dice dove ballavo i veci, esatto. Allora, Eccoci qua, eccoci benissimo. qua, eccolo lì. Tac. Eccolo lì, i quattro pilastri, come nella foto di prima. Aspetta che mi giro. No, forse era meglio prima. Vabbè, eccolo qua, dai, si vede. Eccolo lì. Eccolo lì. Allora, sì, se fai vedere la foto di prima, eccolo qua. Questa è l'inaugurazione, che c'erano i trombettieri sopra i quattro pilastri. Non sono statue quelle lì. No, no, sono proprio persone vere che si erano messe lì a suonare. Grandissimi. Eh sì, Sarebbe figo trovare qualcuno che magari è il nipote di uno di quei personaggi. sarebbe da fare, sì. Eh sì, facciamo un appello. Se siete per caso il nipote o conoscete qualche parente di uno di quei quattro trombettisti, fate un fischio. Beh, allora ti dico, questo ritrovo sportivo era pensato per il dopolavoro provinciale. E cosa diceva l'arena? Ti leggo le parole esatte, me le sono trascritte. Allora, grandiosa opera che su una vastissima area fuori Porta San Zeno riunisce con moderna e degna sistemazione l'intero complesso degli sport dopolavoristici. Perché nel piano dell'amministrazione di allora, del comune di allora, era di avviare praticamente una strada dello sport, una cittadella dello sport da Via Colombo fino all'incrocio con Porta Palio. Quindi il ritrovo sportivo e il lido comunale, costruiti tutti negli anni 30, erano proprio pensati per sviluppare le attività sportive, un luogo dove ritrovarsi per andare a giocare a tennis, pattinare, andare in Beh, allora piscina. Esatto, sfoggio la foto successiva. Eccola sfoggia la foto successiva. Eccola qua. qua. C'è chi faceva scherma, chi giocava a pallavolo. Beh, tutto estremamente ordinato, eh. Tutto ordinato, sì. Qua siamo un anno prima dell'entrata in guerra dell'Italia. Siamo Quindi a inizio 38. luglio. È inizio luglio del 39. Ok. Mancavano 11 mesi. Ecco. Beh, spettacolare. Spettacolare, sì. A proposito di, sì, beh, per contestualizzare l'epoca, appunto, questa era la scritta originale. PNF. Esatto, la scritta originale. PNF e OND. Opera Nazionale, sì. Ci siamo? Esatto. Poi, se andiamo invece al lido comunale, che è la parte successiva, la foto Attenzione, a me successiva, questa è foto qua. qua, quando me l'ha fatta vedere, il Pecca mi ha veramente lasciato a bocca aperta. Eccola qua, tac. Eccolo qua, il lido comunale. Sì. Incredibile, incredibile. Allora, Matteo, tu pensa che il lido comunale, intanto ti faccio un incipit, ti ho detto prima che nel 27 tutti i comuni limitrofi alla città di Verona furono accorpati al comune di Verona. Ci siamo. Quindi nel 27 Borgo Milano da San Massimo, che faceva parte, entra praticamente dentro al comune di Verona. Da quel momento il comune di Verona avvia una serie di opere urbanistiche come, per esempio, la costruzione della prima scuola materna, la costruzione della prima scuola elementare, l'acquedotto, ma poi il lido comunale, il ritrovo sportivo. Tutto avvenuto quando il comune di Verona è entrato dal punto di vista amministrativo in questi nuovi territori, nel far west, diciamo. Quindi il lido comunale, inaugurato nel 1932, aveva uno stanziato, li ho convertiti in euro attuali, 447.000 euro per la costruzione. Erano all'epoca 400.000 lire. Però Sì, e avevano fatto questa vasca, che era definita la vasca pazzesco. più grande d'Europa, cioè scritto nei giornali, lunga 220 metri e larga 50. Incredibile, è un laghetto. L'ha detto, ti potevi perfino prendere la barchetta e farti un giro con la fidanzata in questa vasca. Tanta roba. Ma e Eh com'è sì. che si alimentava? Allora, prendeva l'acqua dal canal Camuzzoni, Ah, vedi. quindi con l'acqua dell'Adige. Poi, dove c'è lo skate park attuale, che è una vasca rotonda, veniva Tra l'altro, a proposito di skate inglobata park, lì c'è qualcuno che dentro. l'ha nominato.
ma c'era qualcuno che l'aveva scritto, sì. Allora, nella skate park veniva messa tutta l'acqua attraverso una conduttura sotterranea, lì veniva praticamente purificata, diciamo, per la piscina, e poi mandata all'interno della vasca più grande d'Europa. Quindi si faceva il bagno nelle acque dell'Adige, praticamente. Pazzesco. Eh sì, e fai conto che poi c'erano gli spogliatoi, quelli maschili erano proprio a ridosso della vasca, gli spogliatoi maschili, mentre quelli femminili erano alle spalle di questa foto che hai messo, verso l'orecchione delle mura austriache. Ah, ho capito. Esatto, beh, guardate poi, che roba, ragazzi, incredibile. Beh, sì. Poi c'è anche un'altra chicca da dire su questa piscina. Per rendere l'atmosfera molto più marittima, il comune portò proprio la sabbia e la mise a bordo vasca per creare proprio un'ambientazione marittima, come essere c'è a Rimini. Una spiaggia, ha fatto proprio la spiaggia. Giustamente adesso è tutto chiuso, come sottolinea Perdo Pips. Esatto, si è tutto abbandonato e sì. Vabbè, quando che era... Guarda qua, che le barchette, tra l'altro, da noleggiare liberamente. Facevi il tuo giretto. Figata. Poi non c'era solo, sì. C'era anche, ecco, questo è l'ingresso. Questo è l'ingresso. E poi fai conto che nel 38-39 furono anche costruiti 3 campi da tennis, di cui uno con la tribuna, che per ospitare, perché c'era nel progetto ospitare le partite di Coppa Davis. Ah. Però poi è scoppiata la guerra, quindi niente. C'erano i trampolini. I trampolini da 5 ad 8, da 3 da 5 ad 8 metri. Eccoli qua. Questa è una foto degli anni 50, però era rimasta tale quale negli anni 50 la vasca. Spettacolo. E il tutto era alimentato da sta cosa qua. Esatto, questo è il canal Camuzzoni, la foto dice il canal Camuzzoni presso la strada Lombarda. Quindi su Corso Milano, questo è il 1887. Ah, Corso Milano veniva chiamato la strada Lombarda. Sì, uno dei tanti nomi che ha avuto, che ha ancora oggi Corso Milano, è la strada Lombarda. Guardate Qua, qua che eleganza i sì. Butei. Il cavallo che mangia, la carrozza. No, guarda che c'è un... com'è che si chiama questo? Un velocipede? Sì, vero, c'è uno con la bicicletta. Spettacolo. Una bella foto, 1887 mi dice qua. Eh sì. Beh, il canale Camuzzoni è un'opera faraonica. Sì, allora fai conto che allora il nome originale è canale industriale, progettato per raccogliere le acque del fiume Adige, portarle nella zona sud, diciamo, della città per avviare l'industrializzazione della città. Questo lo spiego in maniera molto breve. E quindi praticamente fu costruito negli anni 80 dell'Ottocento su volere del sindaco Camuzzoni, che è stato sindaco dal 1867 al 1882, e poi, visto che lui l'ha voluto proprio avviare l'iter per la costruzione, gli è stato poi dato il nome. Ho capito. E però fai conto che per Borgo Milano ha dato anche l'avvio all'urbanizzazione di Borgo Milano, perché col canale c'erano praticamente le prime famiglie che si costruirono le casette a ridosso del canale. Certo. Beh, opera veramente da altri tempi. Sì, proprio l'hanno anche finita in anticipo di costruire rispetto al progetto. Madonna, sembra di sentire una storia norvegese. sì. E fai conto che hanno trovato anche dei resti di soldati napoleonici nei pressi del Chievo quando hanno costruito il canale. Quindi anche se hanno trovato resti non si sono stati bloccati per anni. Ascoltami qua, nelle foto che mi hai dato, dove vado? Allora, vai nella foto successiva che dovremo adesso passare al villaggio dall'Oca Bianca. Quindi facciamo il salto a nord di Corso Milano. Case ultra popolari. Case ultra popolari, esatto. Che Beh, puoi allora andarci anche da Google Street dal View. Dal calesse dell'Ottocento alle case Queste ultra case. popolari. Sì, allora, queste case qua sono state costruite No, 1900. Scusami un secondo, collocami un attimo nello spazio. Dove siamo Sì. qua? Perché aspetta Siamo che tra tiro fuori il nuovo Google Maps, che ci siamo Sì. un po' persi. Sì. Allora, Allora, siamo tra Via Agrigento e Via Sicilia. guarda, qui, vabbè, Porta San Zeno, la si vede, la vediamo tutti.
Abbiamo preso Corso Milano e abbiamo attraversato il canale Camuzzoni che abbiamo appena visto. Esatto. Qua. Subito dopo c'è Via Galvani, la vedete? Esatto. Via Galvani è quella che porta al Chievo. E qua all'incrocio, esattamente qua, c'era la villa. Adesso c'è il benzinaio, a fianco al quale c'è Da Piero. C'è Da Piero, esatto. Sì. Esatto. Dopodiché noi andiamo avanti. Avanti. Per raggiungere il villaggio. E vai dove c'è il negozio della Chicco. Il negozio della Chicco? Dove è il negozio della Chicco? Prima dell'Esselunga. Ok. Ascoltami, facciamo un piccolo flashback, perché non è banale. La storia del villaggio, sintetizzacela in 2 secondi, perché è veramente interessante. Sì. Cioè, perché nasce il villaggio? Allora, la storia del villaggio nasce perché, allora, intanto su iniziativa del pittore Angelo Dall'Oca Bianca, che voleva dare le case a persone senza tetto, quindi alle persone povere della città. Dovete pensare che all'epoca, fine anni 20, inizio anni 30, ce n'erano tantissime sparse in giro per la città. Il suo obiettivo era di, grazie anche all'amministrazione comunale e ai contributi dati dal governo di allora, di costruire proprio un villaggio per i poveri della città, che avessero delle case, quindi un appartamento da un piano, dotato di un bagno, quindi era lusso, la sala, la cucina insieme e la camera da letto. Il fatto scusami, di passare... Quindi, fammi capire un secondo, stiamo parlando di dopoguerra? Siamo fine anni 20 e anni 30. Quindi dopo la prima guerra? Dopo la prima guerra mondiale, sì. E c'era, evidentemente, c'erano delle sacche di indigenza sì. Importanti? Importanti, sì, perché le prime case sono state costruite, quelle ultra popolari, quelle tra via Agrigento e via Sicilia. Ok. E queste ultra popolari perché avevano praticamente il dotati praticamente del tutto prima di necessità, quindi il bagno, la cucina e la camera da letto, punto. E il bagno, c'erano proprio il mobilio del bagno, era sigillato, non potevi portarlo via per evitare che la gente se lo portasse via, sì. Okay. C'erano queste situazioni di indigenza, ma pensa che le persone che sono andate a vivere lì alle case ultra popolari, che si riconosce da questo quadrato di 4 case, quale? Siamo nel vedi che ci sono 4 case qua... che fanno un rettangolo con un giardino centrale? Sì. Aspetta, questo qua? Questo qua, sì, sì, questo. Queste sono le case ultra popolari. Però, sì. Ma c'è una cosa che a me mi aveva veramente stupito la prima volta che me l'hai raccontato. Oppure la prima volta che ce l'ha raccontato, se non sbaglio, è stata la Milena, la fondatrice della Genovese. Insomma, comunque, a quanto mi è stato detto, uno degli intenti di questa iniziativa, voluta anche dal pittore Dall'Oca Bianca, era il discorso di voler portare fuori dai bastioni tutte quelle famiglie che erano accampate dentro i bastioni. Esatto, che erano denominate persone indigenti e sospette di malaffare. Ok, quindi così erano definite. C'erano sacche di povertà assoluta con persone accampate all'interno dei bastioni che vivevano in condizioni... Esatto, sì, fai conto che quelle delle case ultrapopolari venivano da Veronetta, dall'ex convento delle Maddalene. Ah, ok. Che quando fu sgomberato, tutti portati lì, nelle case ultrapopolari. Portati qui dove? Appunto Dall'Oca Bianca, che è questo signore qua. Quello col cappello, esatto. Col cappello bianco. Sì, quello col cappello bianco, che fa un saluto tipico di allora. Un 5 alto. Un 5 alto, un give me 5, dai. Okay. E il sindaco di allora. Ok. Il Podestà di allora. Che è stato Podestà Alberto Donella dal 33 al 43. E questa è l'inaugurazione del villaggio. Esatto, l'inaugurazione del villaggio. Questa è la posa della prima pietra. Se vai nella foto successiva... Questa è del 24 dicembre del 39. Ah, proprio la vigilia di Natale? La vigilia di Natale, sì, sì. Perché poi fai conto che si trovarono lì, ci fu l'inaugurazione dove ci sono le poste oggi, che c'era la scuola elementare allora, e diedero proprio, fecero la cerimonia dove c'era la consegna praticamente delle casette. Quindi, guarda che stanno lanciando la tua candidatura, Pekka. Sì, sì, va bene, sì, sì, ok. Ok, allora praticamente cosa facevano?
facevano questa cerimonia dove si chiamava il nome del capofamiglia a cui veniva consegnata la casetta. Ah, ho capito. Qui dietro alle spalle c'è la chiesa che è stata abbattuta un paio d'anni fa e che adesso c'è quella nuova. Ecco, e la piazza che non era come... Questa è la scuola elementare, che oggi ci sono le poste, e Ah, dove c'è ecco, la ci sono le cucina della poste sagra adesso. del villaggio. Cioè, quando faranno prossimamente la sagra del villaggio, lì ci sarà la cucina. Ok. Questa è fenomenale perché è come era il villaggio dall'Oca Bianca nel 38, visto da Corso Milano. Guarda che c'è l'Irene che fa una... Anzi, prima c'è Mosaico 47 che fa una domanda e poi anche l'Irene. Sì, allora fate conto, vi dico le cifre che aveva stanziato, fate conto le amministrazioni per la costruzione del villaggio e di assegnazione delle case, convertite in euro. Il comune destinò 454.000 euro. E il governo, lo Stato, destinò 545.000 euro. Il pittore donò 73.000 euro. Queste sono le cifre convertite, che sono, cioè, per costruire tipo... Casette, sono quasi 1 milione di euro, tipo per costruire un quartiere dal nulla. Però. E venivano assegnate, cioè gratuitamente. Sì, avevano, allora, cioè, dipendeva, tipo, o c'erano un piccolo canone o gratuitamente proprio. Ok, Quindi, sì. Fai e l'Irene conto chiede questi prima. se c'è un metodo organizzato di assegnazione. Sì, in base alla numerosità dei figli, quanti figli maschi, quanti figli femmine, la tipologia, anche da dove venivano, perché anche in base a determinate zone del centro, tipo che abitava le Maddalene, che abitava il Bastione Santo Spirito, sempre in maniera abusiva queste abitazioni, venivano assegnati in base agli alloggi all'interno di queste casette. Ok, queste casette che sono quelle che si vedono qua, quindi in mezzo ai campi perché non c'era nient'altro, sono state la prima forma di urbanizzazione lì nella zona. E Esatto, la prima, perché prima erano tutti i campi. queste sono proprio le casette, cioè a tutti gli effetti sono delle casette, piano terra, quindi. Esatto, quelle dove oggi ci sono gli alpini, per esempio, tra via Trapani, via Enna, ci sono le casette dietro la scuola materna, ci sono ancora le casette proprio dell'epoca, ristrutturate. Ok. E come vedete ci sono solo campi lì attorno. Sì. Si vede il baldo là, innevato, sullo sfondo, mitico. Ed ecco le casette. Eh sì, per conto che furono costruite 27 casette per 54 alloggi. Quindi le casette erano divise in due famiglie. Ah, eccone qua, ce ne sono anche di qua, di casette. Sì, quella dovrebbe essere via Agrigento. Questa che si Sì, vede qua sterrata sulla quella lì, destra. sì, quella è via Agrigento. Beh, incredibile, quando si parla quindi effettivamente del villaggio, perché effettivamente era un villaggio. Un villaggio, esatto, un Sì. villaggio dove venivano messe tutte le persone che abitavano in centro, ma erano indigenti, quindi non avevano una casa, vivevano abusivamente in certe strutture e quindi furono trasferite proprio in questa zona. E non era collegata come lo è oggi, non c'era l'autobus, non c'era, si andava a piedi per proprio. Eccole qua oggi, come so cioè oggi no, questo è di Questo è la degli anni quinta. Eccole 90, inizio anni 90. qua, queste sono le ultime casette rimaste, dopo state accerchiate da evidentemente altre lottizzazioni, insomma. Sì, poi hanno costruito nuovi condomini, sì, ci sono stati un po' di cambiamenti. E così si presentavano negli anni 90, vedete l'eredità delle case di campagna con le baracche Avevano costruite a anche il giardino, fianco. eh. Ogni casetta aveva il suo giardino. Cioè. Oggi sono state messe a posto, no? Sì, oggi sono state tutte ristrutturate, se tu vai con Google Street View lo puoi vedere. Perché dentro c'è anche il parco giochi adesso. Dov'è che vado? Qua? Allora, spostati sulla sinistra e in alto. Vai in alto a sinistra. In Ah, alto, eccole poi là. spostati ancora. Eccole lì. Lì si vede il giardino. Vicino alla scuola materna. Dove sgancio l'omino? Via Selinunte, via Enna, via Gela? Dimmi tu. Fai via Enna. Via Enna, ok. Ah, eccole qua. Effettivamente, casette. Questa qua è degli Eh sì, alpini? quella degli alpini, sì. Sì, non si può sbagliare.
Eccola qua la baita degli alpini. Eccola, lì vedi, sono tutte state ristrutturate e fai conto che erano divise in due all'epoca, per due famiglie. Ah, ok. Beh, sì, si vede che è edilizia di altri tempi proprio. Guardate poi dopo cosa hanno costruito attorno, insomma. Sì, lì siamo in un'altra epoca. Sì, sì, decisamente. Bandiera della fai pace. Conto, fai conto che altre casette poi sono state abbattute negli anni 90 per fare dei condomini nella strada principale per andare davanti alla chiesa. Ah, e qua in mezzo hanno mantenuto il verde. Sì, è quello il giardino che hanno fatto in mezzo alle villette. Beh, dai, un piccolo angolo di paradiso. Sì, no, è carino come giardino. Ci hanno fatto anche dei cineforum l'estate, un paio d'anni fa. Ma va. Mm-hmm. Quartiere attivo? No, quartiere attivo. Io ero da spettatore, basta. Ah, ok. Giustamente dicono bifamiliari ante litteram. Esatto. Giusto, Ascoltami, Marinella. ecco, quindi dove adesso vedete questo parco, prima c'era questa baraccopoli, insomma. Mm-mm. Ok. Quindi 30 anni fa era così, adesso è tutta un'altra visione. Adesso è così. Però adesso c'è una chicca da raccontare, spostandosi più a nord di 200 metri. Ho delle foto, vado in Google Maps. Allora, con Google Maps vai più in su, più su, ok? Dove c'è, stop, dove c'è la scuola, se vedi che c'è la scuola materna, asilo nido, dietro ci sono tre case che fanno, diciamo, un triangolo, quattro case. Dov'è l'asilo? Sulla destra. Ah, Scuole comunali? Ecco, dietro, sulla destra. Dietro, Sì. sulla destra. Ah, ecco, c'è la lì. Chiesa. No, più a nord, più su. Questa è la piazza. Tu segui Sì. la strada che va dritta, ok? E metti l'omino lì In dietro, via Gela. sì, via Gela, mettilo lì. Ok, ci sono. Ok, adesso prendi, gira l'omino sulla sinistra, ok, fermo lì. Sì. Ok, adesso prendi la foto, così fai vedere cosa c'era lì 14 anni fa. Aspetta, quale foto? La foto quella del bunker. Ah, ok, eccomi. Eccola qua, questa. Allora, questa è una foto del 2006. E che cos'è? Praticamente nel 1943, nel novembre, i tedeschi, ottobre-novembre, i tedeschi costruirono un bunker. Un bunker che praticamente era una centrale radiotelegrafica che riceveva gli ordini da Berlino e questa centrale li distribuiva tutti nel nord Italia. C'erano pensate 79 centraliniste che lavoravano in questo bunker Però. e c'erano 8 locali. Bunker dei nazisti. Sì, proprio dell'esercito tedesco, sì, dei nazisti. Questo bunker aveva le pareti spesse praticamente 60 centimetri e il soffitto era di 2 metri. Ma va. 2 metri di soffitto. E Cemento dov'è che armato è? puro. Era qua. Gira sulla destra. La foto è dove c'è il vialetto, la foto che hai fatto vedere, Ah, questo prima, era vialetto lì. qua. Cioè, è stata demolita nel 2006 e ci misero un mese a demolirlo tutto. Il bunker. Il bunker, proprio. Sì, fai conto, questo è l'interno. E anche un'altra foto dell'interno. Questo da E fuori invece. questo da fuori, cosa è successo? Allora, intanto durante la guerra, cosa è successo? I tedeschi hanno requisito tutte le casette che vi ho fatto vedere prima, hanno sloggiato gli abitanti di queste casette e si sono impossessati delle case. Il 24 aprile del 45 loro se ne andarono, Chi? I tedeschi? e i tedeschi sì, proprio se ne andarono, e le apparecchiature all'interno del bunker furono tutte trafugate dagli abitanti della zona per poi rivenderle al mercato nero. E poi la memoria di questo bunker fu dimenticata perché intorno a questo bunker, quindi siamo dietro dove ci sono le poste, dietro la scuola materna, hanno costruito le case di passaggio che vedete nella foto. Le case di passaggio. Nella foto che hai adesso lì sul computer, queste Sì. casette qua sono le case di Queste. passaggio che sono. Quelle lì, sì. Ok. Non ci sono più oggi perché ci sono i condomini
degli anni 10 del XXI secolo. Queste case qua sono state costruite tra la fine degli anni 40, quindi 48-49, e inizio degli anni 50. Ed erano chiamate di passaggio perché erano alloggi dati in maniera temporanea a chi si trasferiva a Verona per trovare lavoro, poi non era temporanea, ci sono rimasti per anni alla fine, entrando in questi alloggi. E costruendo le case di passaggio, il bunker non si vide più praticamente, rimase questa piastra di cemento che la memoria si era dimenticata con la memoria di questo bunker, e si pensava che fosse una piazza di cemento dove i butei andavano a giocare a calcio. Lo metto anch'io, sono andato a 10 anni, che avevo i nonni abitavano da quelle parti, a giocare a calcio con i ragazzi del quartiere. Cioè, c'era solo tipo qualche brutta notizia che ti dicevano: beh, non andare dove c'è quel buco lì, che c'era un ingresso dove ci andava brutta gente. Questi sono i ricordi. Però poi nel 2006, che hanno buttato giù le casette di passaggio per fare i nuovi condomini, hanno ritrovato il bunker. E lì è riemersa la memoria. Ah, interessante. Sì, c'è Franci VR79 che scrive: sembra quello agli angeli. Esatto, stessa struttura, quello degli angeli. Però fai conto che quello degli angeli è stato costruito dall'ufficio delle ferrovie tedesche. E invece questo? Questo invece era della Wehrmacht. Ah, ok. Comunque la struttura è sempre quella dei bunker. Ok, come siamo messi come orario? Siamo messi male, abbiamo 3 minuti. Allora, se poi ci sconnettiamo, mi ricollego, va bene? Se vuoi, volentieri. Io ci sono. Ok, perfetto. Se si riscollega, poi ci ricolleghiamo tutti quanti. Foto successiva, dovremo andare nella zona del Saval. Ah, che poi... È giusto, no, qua? Sì, sì, questa è la vista prima, che è la spianata al giardino, come era chiamato praticamente la zona di Borgo Nuovo e anche del Saval. Ok. Perché devi sapere che il Saval, il nome originale del Saval, non è nella zona del quartiere dove c'è oggi il Saval, ma era dall'altra parte del fiume. Ma va. Se tu pensi il ponte del Saval, ok, tu vai dall'altra parte, ok, sì. Non era... La zona originale del Saval era tra la diga del Chievo, diciamo, e il ponte. Ci siamo. Tra la diga c'era del Chievo? E il ponte del Saval. C'era il Saval di sopra e il Saval di sotto. Ok, il Saval di sotto. Okay. C'erano due zone. Il Saval è proprio diviso in due zone. Il Saval di sotto, che è dove c'era la scuola americana. Scuola americana, ok. Sì. E il Saval di sopra, che era più nord, vicino alla strada... Vi dico il nome, quello originale, la strada postale per Trento, che sarebbe l'attuale Via Mameli, dopo il Famila, verso Parona, tutta quella zona lì dove c'è, diciamo, il Burger King. Ok, ok. Tanto per capirci, ok? Quindi Saval di sopra e Saval di sotto. Ok, ma quindi era lì dall'altra parte dell'Adige, Saval. Era lì, è lì, ma perché si chiama Saval? Adesso ti spiego il perché. Saval, perché deriva dal latino, pensa, savalo, e poi subvalle, significa, cioè la valle al di sotto dei colli di Quinzano. Se c'è qualcuno di Quinzano qua, la vallata al di sotto di Quinzano era chiamata subvalle, savallo, cioè savallo, e quindi Saval. Ed era stata è stato attestato la prima volta alla fine del 1100. Ma va. Beh, grande. Sì. E quindi? Ecco, questa era l'introduzione. Quindi, perché poi è stato trasferito il nome Saval al quartiere attuale? Perché con la costruzione del ponte, ok, il ponte del Saval ha preso nome quel quartiere, Saval. È il ponte del 1971. 1971? Sì. Ah, recente, quindi. Sì, e adesso non si chiama più ponte del Saval, sai, si chiama ponte dell'Unità d'Italia. Ah. Dal 2001, sì, dal 2011, tipo, ponte Unità d'Italia, perché un signore del quartiere aveva scritto al Presidente della Repubblica dicendogli che bisogna dedicare un ponte all'Unità d'Italia, essendo il 2011, e gli hanno risposto, e hanno dedicato il ponte all'Unità d'Italia.